tutti quanti mi chiedete: Sam, ma tu come hai iniziato a fare quello che fai? Quindi qual è stato il primo step, il primo passo, che alla fine è sempre quello essenziale perché è molto più difficile partire che continuare, e che hai fatto tu stesso per arrivare dove sei ora. Allora, vi racconto tutto quanto nel dettaglio, non da quando ho 5 anni, ma diciamo dagli anni in cui ho iniziato a capire un pochettino come funzionassero le cose, come quello che volevo essere il mio futuro. Allora, io ho fatto liceo scientifico a Milano, ovviamente, dopodiché, come ogni persona che finisce fondamentalmente le superiori e si affaccia a quella che è una scelta molto importante per la sua vita, ovvero la classica scelta che ti mettono davanti in realtà costantemente, ovvero cosa fai? Vai a lavorare o vai a studiare? Quindi c'è questa biforcazione molto imposta dall'esterno, che in realtà è una biforcazione inutile perché tu non hai nessun vincolo, cercano di metterti in dei binari, ma in realtà non c'è nessun vincolo. Comunque mi sono approcciata a questa biforcazione, vai a lavorare o vai a studiare. Io comunque, una persona da sempre più incline alle materie scientifiche che alle materie umanistiche, ero più bravo in fisica che in latino, ero più bravo in matematica che in inglese e tutto quanto. Mi sono buttato a studiare ingegneria al Politecnico di Milano, e ingegneria dell'automazione dell'esattezza. Ho fatto, ora non so dirvi esame per esame, insomma, ho fatto più di 2 anni ingegneria, 2 anni, qualche mese, giù di lì, insomma, e dopodiché mi sono reso conto che non era quella la mia strada. Perché? Perché ho capito che quello che facevo lo facevo solamente per occupare il tempo, che non amavo quello che facevo, che non mi creava quella soddisfazione, non mi creava quelle prospettive future che in realtà sarebbero state necessarie. Okay? Il Samuel a 20 anni non pensava a quello che avrebbe voluto essere il Samuel di 25, 30, 40 anni, pensava solamente giorno dopo giorno al Samuel di 20 anni. Questo è un problema gigante, perché è l'errore numero uno che fanno moltissime persone nel mondo, ovvero quello di non avere delle prospettive future, ma pensare solamente a quello che succede oggi, domani, a quello che succederà domani e così via. Quindi questo l'ho recepito come un problema. Ho capito che non era quello che volevo fare. In parallelo al mio percorso universitario, io per mantenermi, per non gravare unicamente sui miei genitori, che ovviamente non sono banchieri o gente particolarmente ricca, mettiamola così, sono persone che hanno un lavoro normalissimo, e per non gravare sulle loro spalle facevo qualche lavoro, ho studiato croupier, l'ho fatto per diversi mesi, croupier nei casinò, ma soprattutto in qualche sala poker, ma anche nei casinò ovviamente, e consegnavo le pizze la sera, quindi facevo nel weekend uno e durante la settimana l'altra per avere più o meno comunque il mio flusso di cassa, se così si può chiamare, pseudo costante, ok? E poter pagarmi la mia vita in maniera autonoma. E quando ho iniziato quando ho capito appunto lo switch di prima, e come ho avuto questo switch. E io, Tommaso, il mio attuale socio, sia uno dei miei migliori amici nella vita privata che il mio attuale socio a livello di business, la persona con cui ho condiviso, penso, il 99% di alcune delle emozioni più belle vissute fino ad oggi, sia in positivo che in negativo, perché anche le emozioni non positive in realtà poi a posteriori ti rendi conto che sono tutte quante negative. Comunque, lo conoscevo già da diversi anni, dal 2000. 14, 2015 più o meno, abbiamo sempre avuto entrambi questa voglia di spaccare, non si sa come, non si sa dove, non si sa in che modo, ma di spaccare, e ci siamo confrontati e anche lui aveva questa voglia di crescere, slegata dall'università, e lui in contemporanea a me faceva economia e faceva gli inventari la sera, lavorava da private e tutto quanto, e a 6 esami della laurea lui ha lasciato l'università, io l'ho lasciata un po' più di esami, mi sembra ne passerò una decina più o meno, e ha deciso di buttarci come fanno tutti nei classici metodi online, ok? Quindi cerchi su Google come fare soldi online, bla bla bla, iniziamo con i classici metodini, dropshipping, self-publishing, affiliate marketing, trading, crypto, anche abbiamo fatto, vabbè, non commento, e fino a che ci siamo trovati al momento in cui ci siamo affacciati davanti al mondo della vendita telefonica. Abbiamo studiato parecchio, abbiamo appreso e abbiamo testato sul mercato quelle che erano appunto tutte le informazioni che provavamo. Nel frattempo, tutti i vari modelli di business erano stati un bel flop, nel senso che io non ero ricco, avevo da parte 3-4 mila euro, esagerando, e li ho investiti nei modelli di business. Ho finito che mi erano rimasti 100 più o meno, 120 euro sul conto. E quindi da lì ho iniziato
con la vendita piano piano a macinare i risultati. Quindi i primi risultati con la vendita, noi siamo partiti senza una formazione chissà quanto ingente, infatti i risultati erano ovviamente più scarni. Successivamente abbiamo iniziato a formarci dai migliori, da gente che diciamo sempre, Jordan Belfort, Grant Cardone, Dan Lok, tutti i migliori americani, e ci siamo resi conto di quelli che erano magari alcune caratteristiche negative del mercato italiano, della vendita rispetto al mercato italiano, quindi testando sul campo, avendo la possibilità di fare studio e test sul campo pressappoco in maniera immediata, e testavamo tutte quante le nozioni e le riadattavamo al mercato italiano. Abbiamo ottenuto risultati con la vendita, direi, molto, molto, molto interessanti, sicché al momento, in un secondo momento, ci hanno iniziato a chiedere di fare sales coach nei diversi team vendita, di gestire diversi team vendita. E soprattutto, che poi è la cosa che ci ha spinto particolarmente ad essere dove siamo oggi, ci chiedevano fondamentalmente di passargli anche, di indirizzare verso quelle aziende alcuni venditori, alcune persone formate direttamente da noi. Così che abbiamo poi costruito in un secondo momento quello che ad oggi è il Sales Coaching Program, quindi il nostro percorso di affiancamento one-to-one, in cui selezioniamo un numero di persone X e le portiamo tutte quante al raggiungimento dei loro risultati in circa 90 giorni, giorno più giorno meno, ovviamente un percorso individuale con ogni persona diversa, e tramite appunto consulenze private, un videocorso, esercizi costanti, masterclass settimanali, esercizi con relative correzioni, feedback e quant'altro, quindi un percorso realmente quello che ad oggi, ora sentivo ieri qualche ad, il nuovo percorso di affiancamento. Noi realmente siamo stati 2 anni fa i primi a mettere sul mercato un percorso di affiancamento con assistenza al 100%, esercizi e quant'altro. Ora, se vai in giro, vedi un sacco di persone che dicono di essere stati i primi. Peccato che noi abbiamo i dati, i numeri. Comunque, abbiamo creato il primo reale percorso di affiancamento in ambito vendita, e è per questo che oggettivamente i risultati che portiamo al mercato al giorno d'oggi sono i migliori, non perché abbiamo voluto fare come molti che cambiano da un giorno all'altro, cambiano, prima facevano trading, poi facevano dropshipping, poi facevano search publishing, poi fanno vendita telefonica, poi tornano a fare trading. No, perché ovviamente vuol dire che non lo fai per realmente colmare una esigenza di mercato, perché hai del valore da portare al mercato, perché vuoi semplicemente guadagnare nel breve termine. E in questo modo noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto perché c'era un'effettiva richiesta di mercato, e noi ad oggi siamo al 30 di agosto, ok? E agosto è stato un mese allucinante perché abbiamo veramente ricevuto molte, molte più richieste da parte di imprenditori rispetto a venditori che realmente avevamo disponibili formati, cioè c'era molta più gente in termini di aziende, imprenditori che ci chiedevano, ci contattavano ogni giorno per avere venditori, ma noi non avevamo abbastanza venditori per darglieli. Questo perché? Perché portiamo valore al mercato, siamo i migliori e non lo facciamo solamente per guadagnarci quant'altro, realmente per soddisfare un'esigenza di mercato, un bisogno che c'è. Cioè, noi siamo nati per colmare un bisogno di mercato, non per fare cripto, puoi fare trading, puoi fare dropshipping, puoi fare quello, puoi fare quell'altro, perché ragazzi, alcuni dei nostri competitors hanno salterellato per mesi e mesi da una cosa a un'altra, prima facevano vendita, poi erano i migliori crypto expert, poi erano fortissimi nel fare dropshipping, e poi guarda caso, puff, sono spariti. Noi realmente colmiamo quello che realmente il mercato vuole. Quindi questo è il percorso che ho fatto dall'inizio, dal primo switch mentale fino ad oggi, e magari tra un annetto faccio un altro video in cui parlo del percorso che ho fatto in quest'anno, perché sarà anche questo molto divertente. Abbiamo diverse collaborazioni in atto nei prossimi mesi, vedrete anche voi quello che succederà, no spoiler. In ogni caso, per fare anche tu un percorso, non come il mio, non come quello di Tommy, ma il tuo percorso, che sia un percorso di crescita, obiettivi, successo, visioni e disciplina, e anche di parecchi sforzi e sacrifici verso quello che stai cercando, io e il mio team siamo i primi, i migliori, il numero uno, i più cercati, e posso continuare tutta la vita a farlo. Quindi qua sotto troverai un link in cui c'è una video lezione di 45 minuti in cui ti spiego come ci strutturiamo e come possiamo aiutare te esattamente nel modo in cui l'abbiamo fatto con centinaia e centinaia e centinaia di persone prima di te, e alla fine della video lezione potrai fissare una consulenza gratuita direttamente con Federico o un altro membro del mio team, insomma i miei consulenti che sono specializzati in questo. Quindi è tutto gratuito, approfondisci, clicca nel link e ci vediamo dentro.